questa è un'iniziativa che appunto nasce in occasione della giornata nazionale dello sport, ad opera del Comitato Civico Bisignano, che svolge una serie di iniziative anche sul sociale, che vedrà i ragazzi della scuola di judo del maestro Maddaloni in una mattinata svolta in barca a vela, non soltanto una giornata ludica ma anche istruttiva, perché verranno date loro le indicazioni di base della navigazione a vela. Mare e sport è un grande connubio, infatti questi ragazzi sognano di arrivare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, per loro questo è uno stimolo, avere vicino le istituzioni che comunque li accompagnano in un percorso anche di soddisfazioni, perché oggi toccare con mano il proprio mare mi sembra un'assurdità, un paradosso, un ragazzo di Scampia che vive a 5 km dal mare, il mare non lo vede mai, proprio perché si allena tutti i giorni, per 4 ore al giorno, per 6 volte a settimana sognando le Olimpiadi. Abbiamo, grazie a dei partner importanti come comune, implementato queste attività. Penso all'esperienza della mostra d'oltremare con palestra, con la piscina, ma soprattutto alle attività che i circoli nautici, e oggi grazie all'agenzia di charter Jordan riusciamo con un impegno del comitato civico a realizzare, proprio perché questi ragazzi hanno bisogno di essere presi in cura e in carico soprattutto nei loro diritti più semplici ed elementari. Quindi una bella giornata che è l'avvio di un percorso e che racconta quindi la nostra priorità, cioè quella di sottrarre alla precarietà e spesso al buio delle periferie o delle strade della nostra città i ragazzi, offrendo altissime esperienze sportive e altissime esperienze di vita e di contatto, perché no, soprattutto durante l'estate, con il mare della città di Napoli. Dopo tanti sacrifici che facciamo dopo un anno, perché noi non ci riposiamo quasi mai, per noi le feste non esistono, oggi ci hanno regalato questo bellissimo giro in barca, ne siamo molto onorati. Ciao a tutti e grazie mille.